Buongiorno amici, mi chiamo Deborah e questo è un canale di alta sartoria italiana. Sono tornata finalmente dopo una decina di giorni ormai che manco e ricominciamo con le nostre lezioni che riguardano il pantalone di alta sartoria. Oggi vedremo come tagliare i pezzi complementari, non di mussola come l'ultima volta, ma di stoffa, quindi le cinte, le mostre, le contromostre, le finte, eccetera. Vedremo come tagliarle e in quale parte del tessuto rilevarle. Ok? Vediamo immediatamente come fare. Allora, questa è la situazione in cui vi trovate quando avete tagliato le due parti del pantalone. Vedete, si vede ancora la sagoma? Ok? Si vede un dietro ed un davanti più o meno. È una taglia molto piccola, è di mio padre. Non ho preso quello dell'altro pantalone perché non riesco a trovare la stoffa. Quando la troverò, porterò avanti anche l'altro, in modo da farvi vedere come il pantalone finito con tutti i suoi passaggi da donna. Qui invece è un pantalone da uomo, ma il taglio dei pezzi è molto molto simile, è quasi identico, anzi è proprio identico, quindi po cambia poco. Allora, questa è la linea che delimita la parte che avete disponibile rispetto alla misura che vi ho detto l'altra volta, l'ultima volta che quando abbiamo iniziato il pantalone vi ho spiegato quanta stoffa è necessario. È necessaria una stoffa pari a 1,20 m e il mio 1,20 m finisce qui. Questa è una pezza molto più lunga, quindi questa parte magari ci faremo un gilet o qualcos'altro. La stoffa che avete in genere disponibile finisce qua. Quindi avete la vostra sagoma, un piccolo bordo sotto in genere, un po' di bordo là, eccetera. Come facciamo a rilevare tutti i pezzi? E adesso lo vediamo. All'inizio, quando siete principianti, la cosa migliore è quella di fare dei cartoncini con le misure che, a seconda della tasca che scegliete di fare, andrete a vedere. Io ho fatto dei video con tutte le tasche, voi sceglierete le tasche da fare e in base a quella che avete scelto andrete a fare delle sagome di cartone o di carta, insomma, in modo da individuare in maniera immediata l'ingombro necessario, la quantità di stoffa necessaria per ritagliare una mostra dietro, come in questo caso i filetti, il filetto più sottile e quello più grande. Io in questo caso farò dei filetti anche davanti ed è la situazione più difficile perché ci sono più pezzi da tagliare e quindi vi mostro questa. Sarà molto più semplice se dovete fare le tasche in cucitura o altri tipi di tasche. In ogni caso, vedremo anche il taglio vedremo anche meglio il taglio delle altre tasche, anche se qualcosa ho già fatto vedere nei video in cui ho spiegato come realizzare, non so, quella all'americana o quella alla carrettiera. Vediamo quindi come fare. Allora, la prima cosa che dovete subito individuare nel tessuto che avete a disposizione è dove fare le cinte, perché sono quelle che ingombrano di più, che sono più lunghe, e le finte. Però c'è da dire una cosa: i pezzi da tagliare hanno un verso e quindi si complica un po' la cosa, perché noi non possiamo pensare di fare la cinta, per esempio, qui, anche se qui è orizzontale, è abbastanza lungo, perché per regola la cinta va fatta parallela al dritto filo, perché nel momento in cui poi andrà cucita, posizionata, no? Questa è la mia vita, io posizionerò la mia cinta, la imbastirò, le fibre della mia stoffa della cinta dovranno essere in contrasto con quelle del mio pantalone, quindi se il mio pantalone ha delle fibre per così, io taglierò la mia cinta nella stessa direzione per poi posizionarla nell'altra. Questo rimane più semplice capirlo. Se voi immaginate di avere un tessuto a righe, se voi avete un gessato, la vostra cinta avrà delle righe orizzontali e mentre il pantalone saranno verticali, ok? Vale anche per i filetti e le mostre. Allora, noi quando apriamo una tasca, la mostra serve a mostrarsi nel momento in cui aprite una tasca, no? La stoffa dovrà avere il disegno nella direzione del pantalone, quindi se a tinta unita potete gestire le mostre, soprattutto del filetto dietro, in maniera, insomma, potete metterle in entrambe le direzioni.
Però se voi avete un disegno, ripetiamo un gessato, voi andate ad aprire la tasca dietro, immaginate, e la vostra mostra dovrà avere le righe nella stessa direzione, perché non dovrà essere casuale anche l'interno della tasca. Se ci sarà un disegno, non ricostituirà il disegno, però dovrà avere lo stesso verso del pantalone. Quindi se ho una quadrettatura, dovrà essere di diversi colori, dovranno essere concordi con il pantalone, la parte esterna della tasca, quindi il pantalone. Allora, abbiamo detto la prima cosa, dobbiamo trovare il posto dove fare le cinte, ok? Non deve essere in sbieco, quindi dovrò trovare il modo di farle quindi in verticale, mai per così, tagliarle mai per così, ma sempre così, e dovranno essere in dritto filo. Adesso, se io vado a posizionare la mia cinta qui, sarà sicuramente nella direzione corretta, ma come faccio a trovare il dritto filo perfetto? Come faccio a evitare anche un leggero sbieco che nel momento in cui andrò poi a posizionare la cinta potrebbe darmi delle torsioni, no? Se non è perfettamente in dritto filo. Andrò a cercare dei punti del tessuto dove il dritto filo è immediato, quindi o qui, quindi parallelo alla piega che so essere in dritto filo, no? Perché ho piegato in maniera precisa il mio tessuto e quindi quella riga è sicuramente in dritto filo. Quindi o qui o meglio ancora lungo la cimosa. Perché meglio ancora lungo la cimosa? Intanto è più immediato e ho un riferimento, la cimosa, che mi permette ancora di essere più precisi rispetto alla piega lì. E poi perché questo tessuto, o in doppio o addirittura aperto, mi dà la possibilità di tagliare meglio i pezzi che invece lungo la cimosa non potrei tagliare. Quindi una razionalizzazione dello sfruttamento, è una razionalizzazione del taglio dei tessuti. Questa parte sarà difficilmente utilizzabile in maniera diversa, giusto i filetti ci possono venire, lo vedremo, però per la cinta è perfetto, ok? Quindi prenderò la più lunga delle due. Vi ricordate sui video precedenti vi avevo mostrato come le cinte erano diverse, una un pochino più lunga dell'altra perché si infila sotto, no? Quella sinistra da uomo è più corta di quella destra, quindi prenderò nel caso da uomo quella destra più lunga, nel caso da donna quella sinistra più lunga, da donna, non da donna, e andrò a posizionarle e vedere l'ingombro necessario. Come lo calcolo? Allora, devo calcolare che qui sotto, la parte sotto della cinta, la cinta vedete ha un verso questa, perché questa qui è la parte superiore e questa è quella inferiore, e l'ho mostrato nel video in cui spiego come imbastirla in funzione della prima prova. Avrò necessità di avere pari il tessuto, ok? Quindi non dovrò avere un bordo qui sotto, non dovrò avere un rimesso, dovrò avere invece un rimesso sopra. Allora, la cimosa, ovviamente, se io faccio così, la cimosa me la ritrovo davanti e non è possibile. Che dovrò fare? Potrò mettere la mia cinta in modo tale che piegando la cimosa rientri tutto all'interno, ok? Non sia visibile all'esterno e quindi mi avvicinerò in maniera tale da lasciare il minimo necessario per ottenere questa cosa. E sotto dovrò avere pari, quindi fin dove la mia cinta entra parallela alla mia cimosa e il tessuto ricopre perfettamente tutto il suo ingombro in maniera pari, vedete qui giù è pari, va bene. Questa parte di tessuto va bene. Dovrò oltretutto considerare un pezzettino di margine su uno dei lati, ovvero quello che andrà davanti, perché dietro sarà tagliato netto. Ma davanti, la parte in cui io avrò, qui non si vede bene, questo è il mio davanti, è un po' troppo obliquo, questa cinta è da sistemare un po', ok? In genere si tagliano gli angoletti per individuare in maniera immediata qual è la parte che va davanti alla patta, diciamo, la finta. E quindi dovrò calcolare almeno un centimetro e mezzo di margine su quella parte, quindi la mia cinta sarà quella più lunga.
tagliando in doppio andrò a tagliare automaticamente sia per un lato che per l'altro, ok? Sia per la cinta destra che per la sinistra. Dovrò avere un bordo di 1 centimetro, 1,5 centimetri sulla parte che andrà davanti, dietro netto, sotto netto e sopra un margine tale, almeno di 1 centimetro, che piegando, nel caso della cimosa, non deve essere visibile da questo lato. Quindi margine, margine, netto, netto, ok? E questa è per quanto riguarda la cinta. Quindi io per ora la posiziono qui, non la taglio ancora perché in corso d'opera potrebbe succedere che c'è qualcosa che non va, devo spostarla di là, insomma, non è proprio la cosa più semplice del mondo, soprattutto nel momento in cui la stoffa magari è risicata, vedo un pantalone molto largo e automaticamente tutte le parti residue risultano ridotte, quindi potrebbe essere più difficile poi tagliare i pezzi. In questo caso è un pantalone, mio padre è molto magro, quindi i pezzi sono veramente stretti e ho una certa abbondanza, però la cinta in genere va posizionata qui, è molto più semplice. Poi mi devo assicurare le due finte, che sono le parti che io non posso, su cui non posso giocare molto, perché i filetti o comunque le mostre, i pezzi delle tasche, se non ho tessuto, li posso fare anche un po' più bassi delle misure. La larghezza sarà sempre la stessa, ma l'altezza la potete giocare un pochino, perché se non è esattamente 4, non è esattamente 10, quello che è, la fate 1 centimetro di meno, 1,5 centimetri in meno, manca un angoletto che poi rimane interno, potete giostrarvela molto, ma molto meglio. La mostra non è molto grande, sarà leggermente più piccola, ma non succede niente perché a tasca chiusa non si vede. Quindi io dovrò dare la precedenza ai pezzi su cui non posso fare molto, devono essere quelli e basta, ok? Quindi prima la cinta, poi le finte. Adesso arriva il bello. Come si tagliano le finte? Intanto le finte sono dei pezzi che non vanno tagliati in doppio, quindi sulla stessa parte di tessuto io potrò decidere di fare da un lato la finta destra e dall'altra quella sinistra, che sono diverse, quindi non vanno tagliate in doppio, vanno segnate e tagliate separatamente. Adesso vediamo come. Allora, per quanto riguarda adesso gli altri pezzi, le finte in realtà non vi farò vedere come si tagliano. Sarà un video, ci sarà un video dedicato perché, come vedete, sono delle sagome molto articolate e quindi verrebbe troppo lungo questo video ed è, credo sia più razionale spiegarlo separatamente. Però, visto che adesso dobbiamo tagliare i pezzi e dobbiamo dare la precedenza alle finte insieme alla cinta, per quanto riguarda la stoffa da tagliare, cercheremo di capire che ingombro devono avere. Quindi queste stoffe devono avere un ingombro all'incirca da questa punta a questa punta. Per quanto riguarda la finta, qui vedete non c'entra tanto bene, ma voi immaginate un rettangolo pari a circa 13-14 centimetri di larghezza, quindi da qui, da questa punta all'incirca qui, sono 12-13 centimetri, e mentre l'altezza è pari alla sagoma del vostro, quindi non è fissa per tutti, è pari alla sagoma, vedete, del pantalone, quindi questa è fatta su questa linea, sulla curva del cavallo del davanti. Quindi mentre è fissa circa 13 centimetri di ingombro in tutto in larghezza, in altezza sarà l'altezza del vostro pantalone, del vostro cavallo praticamente, fino ai punti lenti. Qui è tagliato netto, ma è un'altra storia. Dai punti lenti alla punta del cavallo più circa 1,5 centimetri, 1,5 centimetri per poter dare questa curva. Quindi ci sarà un rettangolo da qui a qui, che sarà all'incirca 13 per questa altezza invece che non è fissa, ovvero il profilo della vostra del vostro cavallo più 1,5 centimetri, quello lo sapete voi in base al vostro pantalone. Per quanto riguarda l'altra finta, ci sarà un ingombro di circa, qui sono circa dalla punta a qui sono circa 8 centimetri, 8 centimetri e mezzo.
quindi un rettangolo che la contenga deve essere di circa 8 centimetri e mezzo, quindi 8 centimetri e mezzo per un'altezza, come vedete, superiore ai vostri punti lenti di quanto? Di circa 6 centimetri. Quindi prenderete un rettangolo di 8 centimetri e mezzo per un'altezza, per una lunghezza pari al vostro cavallo, dai punti lenti alla punta, più 6 centimetri circa, che è quella che accoglierà poi la cinta, ma lo vedremo la prossima volta. Adesso io ce le ho tagliate così, però come vedete qui non c'entrano, questa c'entra ma questa no, e visto che preferisco per razionalità di lavoro usare il sopra per una finta e il sotto per un'altra, tranne casi eccezionali in cui state lì a cercare dove infilare i pezzi, cerco di utilizzare lo stesso pezzo di stoffa per una finta sopra e per l'altra sotto. Quindi qui questa c'entra perfettamente, vedete, e sulla parte sottostante, visto che non è tagliato in doppio ma è tagliato singolo, in quest'altra direzione riesco a infilare questo. Questo ovviamente per tessuti che non hanno il verso, eccetera eccetera, altrimenti non potrete metterla indifferentemente in questo modo o quest'altro, però una difficoltà alla volta. Poi eventualmente in un altro video vedremo come tagliare i pezzi, per esempio in caso di pantaloni a quadri, perché in quel caso dovrete rispettare de degli altri accorgimenti, ma lo vedremo un'altra volta. Bene, abbiamo definito quindi dove tagliare le nostre finte, e questo pezzo, che sarebbe questo pezzo di tessuto quassù, è occupato dalle mie finte, ok? Quindi la cinta qua e le finte là. Mi mancano i filetti perché sto facendo le tasche a filetto. Ovviamente, se avete dei cartoncini che sono ritagliati sulle misure delle tasche in cucitura, delle tasche all'americana, alla carrettiera, eccetera, voi andrete a cercare gli ingombri in quel modo. Adesso vi spiego però che direzione dare. Allora, tasca a filetto, filetto da tasca dietro, vanno fatte nelle fibre opposte, quindi se il vostro pantalone è tagliato così, taglierete così, esattamente come le cinte, anche i filetti, e per poi posizionarli secondo la tasca dietro, che è orizzontale. Quindi io trovo il punto in cui spreco meno stoffa, ovvio, se io adesso questo filetto taglio qui, questa è tutta stoffa sprecata, lo trovo carino qua, ok? Abbondante, perché poi andrò a sfilacciare il tessuto, vi ricordate, per poi rifilarlo in modo da avere il dritto filo perfetto quando farò il filetto. Quindi qui mi sembra abbastanza alta da poterla sfilare senza mangiarmi troppa stoffa, perché se lo metto vedete, su un pezzo che ricopre esattamente la mia altezza netta di filetto, poi quando vado a sfilare mi rimane troppo corto, quindi lo taglio in maniera un po' abbondante, almeno un centimetrino, mezzo centimetro, rispetto alla sagoma del cartoncino, in modo da poter sfilare tranquillamente e avere alla fine un'altezza netta sufficiente. Stessa cosa farò per i filetti dietro, li immagino qui. Adesso questa parte qui, dove sta la cimosa, in realtà è utilizzabile per i filetti, quindi se io qui volessi, che ne so, tirarci fuori i passanti anziché da questo lato, o forse è più comodo di qua, ok? Dovete valutare. Io a volte i filetti li metto qua, soprattutto questo più alto, tanto questa parte sarà interna, non si vedrà, e qui sfilacciando qui avrò il mio filetto netto. È una buona norma a volte metterlo sulla cimosa i filetti, anzi, sapete che faccio? In questo caso uno dei filetti lo metto proprio qua, ok? L'altro, più sottile, qui è troppo poco, lo metto qua, e ho trovato dove mettere filetti dietro e filetti dietro, uno più basso e uno più alto in base a quello che vi ho detto nel video che riguarda la tasca. La mostra delle tasche al filetto dietro non va messa così, ma va messa, come vi dicevo, va messa secondo la direzione del pantalone. Immaginate una tasca gessata, il gessato del vostro pantalone avrà le righe per così. Vado ad aprire la tasca e la mia mostra, che sarà posizionata in questo, questa è la mostra dietro,
della vostra tasca dovrà presentare le righe concordi con quelle del pantalone, quindi non la posso tagliare così, ma la devo tagliare così. Adesso, questa è una tinta unita. Se la tasca è, se il tessuto è poco, non so dove infilare i pezzi, lo faccio tranquillamente in quest'altro modo. Ma se ho un disegno, no, non potrò prescindere da questa regola. Quindi, se la stoffa ce l'ho, io per non perdere l'abitudine, li metto nella stessa direzione che dovrebbe avere se il tessuto non fosse tinta unita, ma se fosse con disegno o con una gessatura. E qui c'entra perfettamente. Metto le mie mosse così. Calcolate che filetti e mostre, così come le cinte, vengono tagliati in doppio, il tessuto è doppio, quindi basta che trovo un ingombro, non due. Uno e avrò risolto per tutte e due le tasche, ok? Bene, io adesso ho le finte sistemate, le cinte sistemate, i filetti del dietro e le mostre del dietro sistemate, mi mancano i filetti davanti. E le mostre davanti, anche queste tagliate in doppio. A me piace tanto questa parte perché, come vedete, questa che è più larga, che sono le mostre, c'entrano perfettamente. I filetti, così o così che io voglia metterli uguale, c'entrano perfettamente. I filetti davanti c'entrano. Voi direte, ma la direzione, i filetti davanti, allora la mostra viene posizionata così nella tasca. A filetto davanti, se vi ricordate dal video in cui mostro come realizzare, quindi anche in questo caso le righe sono verticali, è giusto che siano così, ok? Idem i filetti, ovvero i filetti una volta terminati una parte, una strisciolina di tessuto davanti si vede, quindi se io le metto concordi alla gessatura è più bello. Ok, va meglio. Mostre davanti, filetti davanti. Anche qui i filetti, se avranno la riga concorde alla gessatura o il disegno concorde, andrà benissimo, anzi andrà meglio. Quindi, l'unica differenza tra i filetti davanti e i filetti dietro è la direzione delle mostre. I filetti saranno tutti in verticale, così indipendentemente se poi saranno girati o meno nel momento in cui andrò a fare le tasche, l'unica differenza saranno le mostre. Quelle delle tasche dietro a filetto saranno orizzontali, quelle delle tasche davanti saranno verticali. Per quanto riguarda le altre tasche, ovviamente se avete la tasca all'americana, vi ricordate, dovete ricostituire un disegno, quindi in quel caso il taglio sarà necessariamente concorde al disegno del vostro tessuto per come si dice, per sicurezza o comunque per non perdere l'abitudine, anche nel caso della tinta unita cercate di fare in modo che siano concordi, anche perché poi spesso e volentieri non si vede il disegno, ma la trama tende a dare a vedersi. Se voi le osservate da vicino, spesso e volentieri si riesce a cogliere il disegno di trama. È rarissimo che riusciate a mettere in una tasca all'americana il disegno e la mostra in tutte le direzioni, in tutte e due le direzioni. Vedete, anche questo, per esempio, è una tinta unita, però ha delle sfumature in una certa direzione, no? Per così, non so se si apprezza dal video. Quindi, nel caso di tasca all'americana, avrete o anche alla carrettiera, in cui c'è un taglio e si vede, la mostra è proprio evidente, lì dovrete fare attenzione quando andrete a tagliarla, secondo il modo che vi ho fatto vedere nel video, trovare un punto su questa pezza, su questi rimasugli di stoffa che insomma, conseguenti al taglio del vostro pantalone, dovrete cercare di trovare un posto. Allora voi dite, ok, immaginiamo di avere una tasca americana, una tasca carrettiera. In questo caso, cosa avrei potuto fare? In effetti, in questo caso sarebbe abbastanza difficile, abbastanza particolare. Però, per esempio, avrei potuto mettere le mie finte qua, ok? Questa più larga qui e questa qui, così, ok? Incastrando i pezzi, e lì avrei potuto, per esempio,
mettere la mostra della mia carrettiera in questa parte qui. Adesso la larghezza è un po' risicata. O comunque, quando avete dei tessuti a quadri o particolari disegni, forse 1,20 m, o comunque pantaloni di particolare grandezza per persone magari non troppo esili, magari anziché 1,20 m prendere quei 10 cm in più non fa mai male, ok? Non è un errore, ok? E questo è comunque un'indicazione su come tagliare i pezzi, soprattutto nel senso che dovete ricordarvi di dare un verso ai pezzi. Quello essenzialmente è la difficoltà e la regola principe da rispettare, oltre al fatto che dovete prima assicurarvi cinte e finte, perché i filetti e le mostre, come vi dicevo, non sono così vincolanti. Una mostra come questa, se qui non c'entra, la posso fare anche più stretta. Questo filetto magari è risicato, ma quello per esempio lo potrei fare più basso. Idem questo, mostre e filetti del davanti, o anche altri pezzi tipo le mostre e le contromostre della tasca in cucitura. Se non c'entrano secondo le misure standard che vi ho dato, si possono ridurre un pochino, ok? Mettetevi al sicuro cinte e finte in primis, ok? E penso che di massima oggi abbiamo visto come fare. Probabilmente questo video vi porterà a farvi molte più domande, e quindi nel momento in cui andrete a tagliare i pezzi, sapete già la mia disponibilità nell'aiutarvi. Mandatemi i video o comunque le foto su Instagram. Io do un'occhiata al vostro problema nel taglio dei pezzi e vi aiuto anche volentieri, no? Lo sapete ormai. Quindi la lezione di oggi termina qui. Allora, siamo alla fine della lezione. Come sempre, se avete dei dubbi, chiedete pure nei commenti, fate domande o insomma quello che volete sapere, vi risponderò sicuramente. Avete notato che siamo entrati nel vivo adesso del nostro pantalone, e ancora di più la prossima volta, quando cominceremo a montare i pezzi e a realizzare il nostro pantalone, in funzione della seconda prova, perché come vi ricordo, ci tenevo a ricordare, nel pantalone di alta sartoria si fanno due prove. La prima prova l'abbiamo vista, ci sono gli sdifettamenti, poi si fa una seconda prova in cui si affinano un pochino gli sdifettamenti che abbiamo realizzato dopo la prima prova. Dopodiché il pantalone sarà pronto. Quindi vi aspetto la settimana prossima, probabilmente di mercoledì o giovedì, e poi sabato prossimo per la prosecuzione del nostro pantalone di alta sartoria. Va bene? Vi saluto, arrivederci a mercoledì.